Il Movimento 5 Stelle al Senato festeggia il microcredito per ricordare le piccole e medie imprese finanziate dal Movimento con i risparmi raccolti con il dimezzamento delle indennità e con la restituzione delle diarie dei propri parlamentari. Ce ne parla Giuseppe Carboni. Mostrano il facsimile dell'assegno, sono 16 milioni, la cifra raccolta tagliando le indennità dei parlamentari, a cui va sommato un altro 1,5 milioni. Risparmi degli stipendi di deputati e senatori e da altre voci che il Movimento ha destinato al finanziamento di due fondi, quello per l'ammortamento dei titoli di Stato e soprattutto quello per il microcredito, che, spiegano, ha permesso di far decollare 1.800 imprese creando 4.500 posti di lavoro. Da solo non basta a cambiare il Paese, sostengono, ma ispira il cambiamento nel modo di fare politica. A seguire la sottolineatura: se gli altri partiti facessero la stessa cosa, oggi la cifra a disposizione sarebbe di 300 milioni. Il Restitution Day, appuntamento ormai periodico, cade nel pieno della campagna elettorale per le comunali. Per i 5 Stelle assume un ulteriore valore politico, che declinano la voce fatti, non parole. Quelle che secondo Di Maio sta usando il PD, visto che legge elettorale o referendum, sono solo un'arma di distrazione di massa che non interessa i cittadini. A me sembra veramente surreale che il partito di governo di questo Paese, in un momento così difficile del Paese, in cui la produzione industriale sta calando sempre di più, in cui abbiamo 2 milioni di famiglie senza lavoro, parlano di legge elettorale. Veramente da ricovero.